Ciao a tutti da Daniele, MotorFab. Oggi sono nello stand Voge EICMA 22 per presentarvi i modelli che arriveranno a breve nella nostra concessionaria. A dire il vero, questo scooter di Voge avevo già fatto il video l'anno scorso, però quello che era esposto era un pre-serie, per cui non sapevamo se effettivamente il prodotto finito sarebbe stato uguale oppure no. Invece oggi possiamo vederlo in veste definitiva, a breve sarà disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati Voge. È il nuovo scooter SR4 Max. Uno scooter che viene costruito con tante similitudini con il BMW 400, perché la Voge assembla e costruisce lo scooter della casa bavarese nei propri stabilimenti cinesi, per cui c'è tanto in comune con lo scooter della casa tedesca. Le chicche, le particolarità che rendono molto interessante questo prodotto, al di là appunto di avere una motorizzazione affidabile ed essere un prodotto già collaudato, sono per quello che riguarda la ciclistica e l'elettronica. La ciclistica perché il motore è un 350 cm3 monocilindrico raffreddato a liquido che sprigiona dichiarati 29 cavalli, anche se poi lo scooter sembra che ne abbia qualcuno in più, e anche in termini di velocità massima raggiunge i 130 km/h. Ma poi anche come ciclistica è comodo perché è particolarmente basso. È alto 77,5 cm, per cui si tocca bene per terra, la sella è bella imbottita e anche il manubrio è piuttosto vicino al pilota, per cui chi non ha stature imponenti si trova bene sia come spazio proprio per le gambe che come maneggevolezza e facilità di gestione dello stesso. A livello di elettronica invece è completamente una cosa inedita quello che riguarda sia lo strumento, che sembra di avere in mano più di un cellulare, un tablet, e poi anche la possibilità con la telecamera anteriore di scattare video e foto dal pratico pulsante posto qui sulla destra. C'è una fotocamera anteriore che appunto rende possibile scattare video e foto. Rispetto alla versione che avevamo visto l'anno scorso, che era un azzurro tenue, verrà importato in Italia in questo colore matte black e nero lucido, quindi un misto, metà e metà. La ruota davanti è da 15 pollici e c'è un doppio disco con una pinza ad attacco radiale dell'azienda Fotaquan, che appunto è un'azienda che adesso è praticamente stata acquisita da Brembo. Anche le forcelle sono Kayaba, KYB, che sta per la sigla di Kayaba, che è un'azienda giapponese all'avanguardia per quanto riguarda le sospensioni. Fanaleria completamente a LED, design particolare, diverso anche comunque rispetto a BMW, ed è uno scooter pratico, basso da terra, spazio, un bel appoggio anche per la schiena del pilota, ottimo spazio per il passeggero con delle belle maniglie su cui aggrapparsi, e anche le pedane, che è una cosa che vediamo tanto che sono importanti per chi è seduto dietro, sono belle spaziosi e lo spazio è più che adeguato per rilassare e stendere bene le gambe. Il sottosella può contenere due caschi, adesso bisogna vedere, sicuramente un integrale, e bisogna vedere se il secondo ci sta un integrale oppure un jet, però comunque è molto spazioso e ci sta veramente tanto. Rispetto allo scooter che abbiamo visto l'anno scorso, a livello di plastiche, di rifiniture, di verniciatura, sicuramente è fatto meglio, è già un prodotto maturo, pronto per il nostro mercato e per essere venduto anche da noi. A livello di tempistiche di arrivo dovrebbe arrivare a brevissimo in concessionaria, si spera per i primi mesi del 2023 di averlo in concessionaria, e il prezzo dovrebbe essere sui 6.500 euro. Per cui per avere un 400, anche se è un 350, che però motore che spinge, doppio freno a disco, con la strumentazione appunto TFT a colori, e ci dovrebbe essere anche la possibilità con l'applicazione Voge di impostare il navigatore, oltre alla chicca della macchina fotografica e della fotocamera anteriore, si mette in una posizione veramente molto concorrenziale rispetto a quello che è il resto del mercato.
perché adesso come cilindrata 400 su questo segmento non c'è molto e quello che c'è si discosta comunque verso l'alto in termini di prezzo, ma qui ci sono prezzo basso e tanti contenuti. Voge sta crescendo molto, quest'anno in fiera ha presentato dei modelli interessanti, la Valico 525, questo scooter, lo scooter 125. Siamo sicuri che il 2023 è un anno che porterà bene alla casa cinese e con cui si potrà fare un grande lavoro. Vi aspettiamo in concessionaria per poter fare vedere lo scooter e farvi toccare con mano la qualità dei prodotti Voge. Vi aspettiamo da MotorPep, concessionario ufficiale multimarca alle porte di Milano. Io sono Daniele. Ciao!